nel foro pubblico, nello spazio pubblico. Ya que es bueno que también los obispos puedan hablar, puedan pronunciarse también en el foro público. Come tutti i cittadini. Como todos los ciudadanos. Però c'è una ragione più particolare, perché i laici, i cristiani laici, sono loro che hanno una responsabilità specifica nella società civile. Pero especialmente que estén presentes los laicos, ya que ellos tienen una responsabilidad civil inmediata. Mentre i vescovi hanno una responsabilità di formazione nella fede, nella vita di fede, nell'etica cristiana. Mientras que los obispos tienen una responsabilidad en la formación, de la ética, de la formación cristiana de los laicos. Laici hanno una responsabilità propria. Los laicos tienen una responsabilidad propia. I pastori devono illuminare la loro coscienza, aiutarla a formarsi una sensibilità cristiana. Y los pastores tienen la misión de formar la conciencia de los laicos para el empeño en la sociedad. Ecco, però a noi sta molto a cuore che i laici cristiani, le loro associazioni, le famiglie cristiane, le associazioni di famiglie si impegnino sempre di più per difendere i valori che derivano dal Vangelo. Nosotros del Pontificio Consejo para la Familia creemos que es importante esta función de los laicos a distintos niveles, asociaciones, donde ellos puedan ejercer su misión en medio del mundo. Noi promuoviamo la famiglia umana, normale, che interessa a tutti gli uomini di buona volontà, anche ai non credenti. Nosotros promocionamos evidentemente la familia natural, humana, che non tiene che essere necessariamente pues, una questione cattolica, sino che può essere compartita por otras personas. Però il Vangelo valorizza, conferma, dà nuovo significato a tutto ciò che è autenticamente umano. Però evidentemente il Vangelo dà una luce speciale, dà una luce più profonda in tutto quello che fa riferimento al carattere umano. Tutto ciò che è veramente umano interessa molto anche la nostra vita cristiana, la nostra fede. Todo lo que es humano interesa mucho a lo que es la vida cristiana, a la vida de fe. Questo come introduzione, adesso io attendo le vostre domande. Esto como introducción, yo ahora gustosamente espero vuestras preguntas. Pues el que quiera preguntar, atendiendo a las indicaciones del padre Santiago Martín, por favor. Pablo del periódico La Razón y de Religión. Sí, señor cardenal, hay gente que piensa que el divorcio, que lleva 3 generaciones en algunos países, como en Rusia, por ejemplo, y en Estados Unidos, e incluso el matrimonio del mismo sexo, que lleva apenas 5 años en algunos países como España y Canadá, van a quedarse para siempre, que son imparables. ¿Cuál es su visión desde la Iglesia, que tiene 2000 años de historia? ¿Ha capito de letra? ¿Ha capito de la voluntad? Sí, pero... sí, lui dice, divorzio, almeno in qualche paese come la Russia o gli Stati Uniti, sono da 3 generazioni che c'è. E invece altre cose, come il matrimonio omosessuale, sono da pochissimi anni. Ma tanti pensano che questo rimarrà per sempre. Come la pensa lei? Ecco, io penso che la famiglia normale, cioè matrimonio uomo-donna con figli. Io penso che la famiglia normale, es decir, matrimonio entre un uomo e una mujer con hijos, cioè un rapporto stabile tra i due sessi, una relazione stabile entre los dos sexos, e una relazione profonda tra le due generazioni, y una relación profunda entre las dos generaciones, cioè la struttura essenziale della famiglia, es decir, la estructura esencial de la familia,
È valida sempre. Anche da una recente inchiesta, una recente indagine sociologica molto rigorosa che verrà poi presentata a Milano, appare che le famiglie della coppia sposata, quindi con un impegno, una stabilità di vita comune, con due o più figli, quindi le coppie con due o più figli, sono le più felici e le più prosociali, le più vantaggiose per tutte le difficoltà e tutte le sfide. Perché? Io credo che a pesar di tutti i desafíos, a pesar di tutte le difficoltà, la famiglia naturale sarà la che permanezca sempre. Non è la famiglia del passato, è piuttosto, penso, la famiglia del futuro. No es la familia del pasado, sino sobre todo la familia del futuro. Perché corrisponde anche alle aspirazioni della gran parte della gente, compresi i giovani. Porque lleva en sí, digamos, la riqueza y es el anhelo, el deseo de la gente y también, sobre todo, de los jóvenes. Dalle statistiche appare che la gente mette al primo posto, nella scala dei valori, mette al primo posto la famiglia, intesa appunto come comunità stabile di amore e di vita. E parece ser che delle investigazioni sociologiche e delle encuestas la gente opina che la famiglia sta in primo lugar, come lugar di... de estar, digamos, adecuadamente, de poder vivir en la sociedad. Y la familia que es desiderada es la familia con figli. Y la familia que es deseada es la familia con hijos. Appare dalle indagini sociologiche che i giovani vorrebbero due o più figli. Aparece en las investigaciones sociológicas que los jóvenes desearían tener dos o más hijos. Purtroppo molte volte non riescono a realizzare questo desiderio, questo progetto. Desgraciadamente algunas veces no realizan este deseo que ellos tienen. E allora è importante capire perché, capire le cause. Y ahora por lo tanto es importante de consecuencia explicarse y conocer las causas. E sembra piuttosto che appunto la causa di questo mancato realizzazione sia da una parte la politica e dall'altra il mercato. Parece deducirse che le cause ultime di questa falta di poter realizzare questi progetti sono per una parte la politica e per l'altra parte il mercato. La famiglia normale è penalizzata culturalmente, politicamente ed economicamente. La famiglia normale attualmente è penalizzata da un punto di vista politico e da un punto di vista anche economico. Otra pregunta, por favor, si no es importante, dice el nombre y el medio que esté representado. Buenos días, Cardenal, ante los ataques de la familia hoy en día, ¿cuál sería el consejo de la Iglesia para mantenerse como familia estructurada? Usted hablaba de todos esos ataques a nivel político, a nivel social, que es la desestructura. ¿Qué hace una familia para mantenerse hoy en día? Davanti a tutte le prove, le sofferenze, gli attacchi che soffre la famiglia, cosa pensarebbe lei che deve fare per mantenersi unita in queste circostanze? Non la famiglia, cosa deve fare la famiglia per non perdere questa unità davanti a queste aggressioni che ha parlato lei, politiche, culturali, economiche? Ecco, io penso che le famiglie devono, lo dirò anche dopo, unirsi fra di loro, collegarsi fra di loro. Penso che le famiglie devono unirsi, relazionarsi entre ellas. Devono costituire delle reti di famiglie sia a livello ecclesiale sia a livello civile. Devono costruire redes di famiglie tanto a livello ecclesiale come a livello civile. È importante che in ogni parrocchia ci siano degli incontri regolarmente programmati per famiglie. È importante che
programen en las parroquias encuentros para las familias. Que ci siano gruppi, associazioni, movimenti. Que existan grupos, asociaciones, movimientos. A scopo di reti di spiritualità, di amicizia, di convivialità, di allegria, di aiuto reciproco. Redes de espiritualidad, de relaciones, de ayuda recíproca. Ci sono tante testimonianze di famiglie che erano sul punto di rompersi, che invece sono state ricostituite, hanno ritrovato una maggiore unità, una maggiore bellezza dello stare insieme proprio per l'esempio, per le parole, l'aiuto, il sostegno di altre famiglie. Existen muchos testimonios donde familias que estaban a punto de destruirse precisamente a través de estas redes, a través de estas asociaciones, a través de estos movimientos han podido reconstruirse y ahora pues están viviendo establemente. Dal punto di vista religioso direi la famiglia ha bisogno della Chiesa e la Chiesa ha bisogno delle famiglie. Desde un punto de vista religioso puede decir que la familia necesita de la Iglesia y por otro lado también la Iglesia necesita de la familia. Ecco, io direi, dico spesso così, che le famiglie devono diventare più Chiesa, cioè devono avere una spiritualità più forte e una responsabilità missionaria più aperta, più coraggiosa. Io dico che le famiglie devono trasformarsi cada día más en iglesias, pequeñas iglesias, y tener esa responsabilità, esa preoccupación misionera. E anche la spiritualità. E poi la. E viceversa, la Chiesa deve essere più famiglia, cioè deve essere una famiglia di famiglie. E, por otro lado, la Iglesia deve también transformarsi, deve intentar ser cada día más una famiglia, una famiglia di famiglie. Invece, sul piano civile, è pure importante che le famiglie che credono davvero nel valore della famiglia normale si mettano pure insieme in associazioni di impegno civile, ce ne sono già tante. Desde il punto di vista sociale, la famiglia naturale, la famiglia che vive fondata nel matrimonio, también tiene que tener esa preocupación, ese deseo también de constituirse en asociaciones civiles. Hay también ya muchas asociaciones civiles en la vida y en la sociedad. Per difendere, promuovere l'identità della famiglia, i diritti della famiglia, è necessario impegnarsi insieme. Para defender los derechos, la dimensión de la familia, para que sea reconocido también a nivel civil y a nivel social. Cioè è necessario essere associati insieme. Estar asociado juntos es lo más importante. Giovanni Paolo II nella Familiaris Consortio ha rivolto un appello in questo senso alle famiglie perché si uniscano in modo da poter far valere la loro presenza nella società. Juan Pablo II e la Familiaris Consortio pues exhorta a las familias a que se unan entre ellas para hacer valer sus derechos, para defender su identidad frente a la sociedad. E è importante anche che le diverse associazioni collaborino fra di loro. Y es también necesario que las diversas asociaciones también colaboren entre ellas. Che costituiscano, non so, dei forum, delle aggregazioni, di associazioni. Que constituyan foros, aggregaciones, aggregaciones de asociaciones. A diverso livello, dal livello locale, a livello nazionale, a livello anche internazionale. A distinti livelli, a livello locale, a livello nazionale, también por último a livello internazionale. Alguna pregunta más? Sì, por favor. Aquel señor de ahí. He observado que. Perdón, ¿de qué medio es usted? La Gaceta. La Gaceta, perdón. He observado que el señor Cardenal habla continuamente de la familia normal y aducen como la familia natural. Entonces, quisiera que el señor Cardenal, si puede ser, explicara, cuando habla de normalidad, se referirá, bueno, en parte a lo que es común, ¿no? Pero también supongo que a las normas, es decir,
Entonces, quisiera preguntarle, dado que el Estado no nos ofrece unas normas claras, o más o menos, incluso nos ofrece unas normas contradictorias, con lo que ha sido normal durante muchos siglos, y dado también que esa normalidad pues no es fácil sentir, ¿dónde encontrar una familia que quiere ser normal? ¿Cómo descubre esas normas? ¿No? ¿Dónde las ve? Si no me equivoco, entonces, usted está preguntando en qué consistiría para el señor cardenal ser una familia normal. ¿Esto es lo que quiere decir? No, porque eso ya lo sé, porque ha dicho que es una familia que se debería poner una mujer. ¿Dónde encuentra lo que digo normas? Es cómo hace una pareja para encontrar esas normas que no encuentra ya en la sociedad. Para encontrar las normas que le ayuden a ser una familia normal. El capítulo, sí, que come trova una copia que vuole essere montare una famiglia normale, come Carlo diceva, naturale, una famiglia normale, dove trova le norme per essere normale. No? Sì, indubbiamente c'è il problema della legge naturale, no? In una cultura relativista come quella dominante oggi, è evidente che le norme sono quelle positive, stabilite positivamente dall'autorità statale. Ma in un contesto attuale il problema surge a livello della ley naturale. In una cultura relativista come la attuale, se plantea il problema di come hacer presente una serie de leyes, una serie de normas que hacen referencia a la naturaleza. Il positivismo giuridico è la legge della maggioranza, la legge del potere. Attualmente, por otro lado, il positivismo giuridico asegura che lo único che vale è la ley della maggioria. Non è detto che sia la verità. No, no es verdad, no es cierto, no se da por descontado que esto sea la verdad. Ogni persona deve cercare la verità, deve capire profondamente innanzitutto se stesso, no? L'identità della persona umana. Cada persona debe tener ese deseo de conocer la verdad, sobre todo de conocerse a sí mismo, de conocerse como es. Perché la legge naturale, in fondo, non è altro che la ragione che legge, interpreta l'essere dell'uomo. Porque en el fondo la ley natural no es más que la razón que descubre el ser del hombre, el ser de la persona. E la ragione scopre che essere uomo e donna non è un fatto puramente fisiologico, fisico. La razón descubre que el ser hombre, que el ser mujer no es simplemente un hecho físico, un hecho fisiológico. Proprio perché la persona umana è spirituale e corporea insieme, inseparabilmente. Porque la persona humana es corpórea e espiritual al mismo tiempo. E quindi il corpo, per esempio, noi non è un oggetto soltanto un oggetto delle scienze empiriche, ma y por lo tanto el cuerpo no es un objeto de las ciencias empíricas, ma è una dimensione del proprio io, del soggetto. Es una dimensión del propio yo, del propio sujeto. Noi lo viviamo dall'interno e non lo osserviamo dall'esterno. Certo, io vedo anche il mio corpo dall'esterno, ma lo vivo dall'interno. Lo importante es darse cuenta que yo vivo mi personalidad no solamente desde fuera, sino que realmente la vivo desde dentro, porque me conozco a mí mismo, no solamente me experimento, sino que me conozco en profundidad desde dentro, interiormente. El cuerpo es anche el linguaggio, espresión de la persona. El cuerpo es el lenguaje y expresión de la persona.
dare la mano, una stretta di mano, non è soltanto così un fatto fisico. Dare la mano, per esempio, non è solamente esclusivamente un hecho fisico. Contiene ed esprime l'amicizia. Manifiesta, si traduce en la amistad. Certo, ci può essere l'inganno, ma di per sé una stretta di mano è questo. Un sorriso contiene ed esprime la simpatia. Una sonrisa espressa la simpatia. El estrechar la mano presenta también una cierta amistad, aunque ciertamente también se puede ser algo falso, ¿no? Il rapporto sessuale uomo-donna è anch'esso un linguaggio, ha un significato. La relación sexual entre el hombre y la mujer también tiene un significado. Certo, può essere un gesto di violenza anche. Può essere también, evidentemente, manipulado con un gesto de violencia. Un gesto menzognero, falso. Un gesto falso, un gesto mentiroso. Ma noi possiamo riflettere e cercare di capire qual è il senso che ha di per sé. Però podemos nosotros reflexionar qué sentido tiene en sí mismo. E è difficile non rendersi conto che significa amore, no? Accettazione reciproca, dono reciproco, e che significa apertura alla vita. Y es difícil no darse cuenta qué es lo que significa la donación recíproca y la apertura a la vida. C'ha un significato unitivo e un significato procreativo inseparabile. Tiene la relación sexual, por lo tanto, un significato unitivo e procreativo. Cioè dono reciproco fra l'uomo e la donna e dono comune ai figli, se vengono. Don reciproco entre los cónyuges y don también a la vida de los hijos. È la logica del dono. Cioè dell'amore vero. Es la logica in definitiva del don dell'amor verdadero. È chiaro, può essere falsificato, ma è difficile non rendersi conto che questo è il suo senso. Ciertamente può essere falsificato, può essere manipolato, però no, è molto difficile darsi cuenta che l'autentico significato è questo che acabo di dire. Vamos con la última pregunta. El señor cardenal tiene ahora mismo que dar la conferencia y andamos, acaba de llegar del aeropuerto. La última pregunta, por favor. Dos muy breves. El problema no es la pregunta, que puede ser breve, sino la respuesta. Eso nunca sabemos si puede ser breve. Vamos con la primera, y si la respuesta es breve, hacemos la segunda y si no terminamos. La primera, por favor. Sí, hola, buenas tardes. Soy Ana Bisante. Así que hola. Soy Ana Bisante de Madrid. Ha dicho el cardenal que la familia natural es la familia normal. La familia formada entre un hombre y una mujer, ¿cómo se puede calificar a las familias formadas aquí en España? ¿Pueden casarse dos hombres, dos mujeres? ¿Considera que están fuera de esa normalidad? ¿Cómo calificarían a ese tipo de matrimonio? Gracias. Le domanda come calificarebbe su eminenza alle coppie, le unioni civili da due uomini o due donne, no? E lei dice alle famiglie, no? Attento a questo, no? alle unioni. Io le chiamerei convivenze. Io a questo tipo lo definiria come convivenze. Purtroppo la cultura di oggi, la cultura dominante, cioè quella che ha il potere, desgraziatamente la cultura dominante, la cultura che tiene il potere, è la cultura dell'individualismo. Es la cultura dell'individualismo. E riduce anche la famiglia normale, la riduce a coabitazione nella stessa casa. Si riduce la famiglia normale alla coabitazione nella stessa casa. La famiglia per questa cultura è un gruppo di individui che abitano insieme per interesse reciproco. La famiglia per questa cultura dominante è un gruppo di persone che vivono in una stessa casa per interessi reciproco. Per interesse reciproco, per gratificazione reciproca. Per interessi reciproco, per gratificazioni reciproche. E quindi è chiaro che per questo tipo di cultura
non c'è differenza fra la famiglia che abbiamo chiamato normale e le altre forme di convivenza. Y está claro que para este tipo de cultura no hay diferencia entre la familia que hemos llamado normal y este tipo de convivencias. Vedono soltanto gli individui. Gli individui che si trovano insieme. Ven solamente individuos que se encuentran, juntos. Ven individuos que se relacionan, que se encuentran juntos. Que viven juntos. Que viven juntos. E invece bisogna cominciare a vedere anche le relazioni fra le persone. Y entonces nosotros deberíamos ver con mayor intensidad ver las relaciones entre las personas. E cercare la qualità delle relazioni fra le persone. Intentar descubrir las cualidades de esas relaciones entre las personas. La persona non è soltanto un individuo, è più che un individuo. La persona non è solamente un individuo, è algo más che un individuo. Non è soltanto un soggetto autocosciente, libero, singolare, irrepetibile. Non è solamente un soggetto autocosciente, libero, responsabile, singolare. Ma è anche un soggetto aperto essenzialmente agli altri. Lo che è un soggetto essenzialmente aperto a los otros. In relazione costitutiva, vitale con gli altri. In relazione costitutiva e vitale con los otros. Senza gli altri non possiamo cominciare a vivere, non possiamo sviluppare la nostra vita. E non possiamo nemmeno arrivare alla vita eterna dal punto di vista della vita. Sin los otros no podemos ni siquiera nacer, ni siquiera desarrollarnos, ni siquiera llegar a la plenitud de la vida eterna. Gli altri sono necessari per ognuno di noi. Los otros son necesarios para cada uno de nosotros. E allora il problema è quali sono le relazioni vere tra le persone. Y entonces se plantea cuáles son realmente las relaciones verdaderas entre las personas. Le relazioni buone fra le persone, quali no. Questo è il vero problema. Cuáles son también las relaciones buenas entre las personas. Aquí está el verdadero problema. En determinar cuáles son las relaciones buenas y verdaderas entre las personas. L'altra persona sí, può essere utile a me, ma innanzitutto è un bene in se stessa. Sì, effettivamente la altra persona può essere utile per me, però soprattutto viene una bontà in sé misma. Se io la riduco a strumento per i miei interessi, per la mia gratificazione, per i miei progetti, la riduco a uno strumento, io non rispetto la persona. Yo la reduzco a la otra persona para mis intereses, para mis gratificaciones, para mis proyectos, entonces yo reduzco al otro. La relación correcta es el amor. La relación, por tanto, correcta es el amor. Cioè, volere per gli altri il bene che uno vuole a se stesso. Es decir, querer para los otros el bien que yo quiero para mí mismo. Anche con sacrificio. Anche questo significa sacrificio. Amerai il prossimo tuo come te stesso. Amarás a tu prossimo come a tu stesso. Il futuro di essere modelli di famiglia più felici, con un uomo e una donna, con due o più figli. Usted, che papel le otorgaría a la donna? ¿Cree che debería regresar a casa? Come se va a debattere esta tarde? En una ponencia que lleva por título La autenticidad de la mujer, redescubriendo el regreso al hogar. ¿Usted cree que el papel de la mujer tiene que estar más en el hogar, en casa y sobre todo en estos tiempos de crisis? Gracias, le traduzco. Sí, lei dice, en esta familia bella, que pues, será presentada a Milano con su estudio sociológico de una coppia con due figli. Che ruolo pensa lei che deve avere la donna? Deve ritornare alla casa o può continuare anche facendo il lavoro nella società? Come pensa lei che deve essere il ruolo della donna in questa famiglia ideale, famiglia perfetta? Dunque, io penso che la donna deve essere presente nella casa, nella famiglia e nella società. Yo creo que evidentemente la mujer tiene que tener esa doble presencia, evidentemente en la casa y también en la sociedad.
non deve essere costretta a scegliere tra la casa e il lavoro fuori casa. No debe ser forzada a elegir entre estar en casa o estar fuera. Perché può dare molto anche alla società, il genio della donna, diceva Giovanni Paolo. Perché la mujer puede dar muchísimo a la sociedad, el genio femenino, como solía decir Juan Pablo II. Però c'è un problema, e il problema è quello di equilibrare il lavoro in casa con il lavoro fuori casa. Hay un problema evidente y cierto, que es cómo equilibrar el problema del trabajo dentro de casa, dentro del hogar, y el trabajo fuera del hogar. Le esigenze della famiglia e le esigenze dell'azienda, del lavoro. Las exigencias de la familia y las exigencias del trabajo. Però questo non è un problema che riguarda solo la donna, ma riguarda anche il marito, anche l'uomo. Però questo è un problema che non hace solamente referenza alla mujer, sino che también implica también al marito. Di comune accordo i coniugi dovrebbero fare le loro scelte. De comun acuerdo los cónyuges deberían hacer las elecciones más apropiadas. Scegliere quanto lavoro fare in casa e quanto lavoro fare fuori casa. In definitiva, deberían decidir juntos quanto lavoro hacer dentro de casa y quanto lavoro hacer fuera de casa. Ognuno dei due. Ah, los dos, ambos. È evidente che gli uomini devono imparare a lavorare di più in casa. Obviamente los hombres deben de aprender a trabajar más dentro del hogar, las faenas del hogar. Però ecco, c'è da dire questo, che in Italia per esempio le donne, la loro preferenza è questa, il lavoro in casa, ma il part time fuori casa. Questa è la scelta preferita dalle donne in Italia. Por ejemplo, me puedo, puedo referirme al ejemplo italiano, donde de los estudios sociológicos se infiere que la mujer italiana prefiere trabajar, prefiere atender el hogar y tener un tiempo parcial, un tiempo reducido del trabajo fuera de casa. Sí, perché ci sia differenza di sensibilità, di interessi, di doni, di capacità, eccetera. Perché evidentemente si encuentran sensibilidades diferentes, gustos diferentes, capacidades diferentes, habilidades diferentes. L'importante è che ci sia accordo tra marito e moglie. Lo importante e centrale è che si encuentre un accordo entre il marito e la mujer para decidir in questo caso.